Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa borsetta. Guardate, questa mini bag, piccola ma molto molto comoda all'interno. Vi posso assicurare che è abbastanza capiente, entra telefono, portafogli, fazzolettini e qualche altro accessorio, perché sembra piccolina. Però è abbastanza capiente. È un modellino di borsa che va tantissimo di moda, a me l'hanno richiesta e io ho pensato di condividerla con voi, condividere la lavorazione che ho fatto in questa borsa. La potete fare di tutti i colori. Io ho scelto questo colore perché è un colore che si utilizza tantissimo in questo periodo, quello che è il lilla, il rosa. Questi colori sono molto in voga in questo momento, quindi ho scelto appunto questo tipo di fettuccia perché è una borsa in fettuccia e questo tipo di lavorazione. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto e lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo insieme dei sondaggi per decidere i progetti futuri. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò questa fettuccia lilla e l'uncinetto numero 6,5. Prendiamo la fettuccia e l'uncinetto. Facciamo un cappietto che stringeremo, quindi non lo contiamo, e lavoriamo 18 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Lavorate le nostre 18 catenelle, guardate l'elasticità comunque che ha la fettuccia. Entriamo direttamente nella catenella precedente. Prendendo però, entrando nella catenella e prendendo le due asoline, guardate. Quindi la lavoriamo bella piena e facciamo una maglia bassa. Questa maglia la marchiamo perché ci tornerà utile nel secondo giro della lavorazione, quindi al termine comunque di questo giro. Marchiamo questa maglia. Ed andiamo a lavorare le altre maglie basse, prendendo sempre il punto, guardate, entrate qui dentro e prendete tutte e due le asoline del punto, quindi della catenella. Questo lo facciamo per restarci più compatta la base, quindi la base con questa lavorazione viene più compatta. Quindi lavoriamo 17 maglie basse e ci rivediamo quando arriviamo all'ultimo punto. Arrivati qui nell'ultimo punto, entriamo e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse nello stesso punto. Affianchiamo la codina iniziale e continuiamo, torniamo indietro lavorando una maglia bassa per ogni maglio, prendendo solo l'asolina. Guardate, in questo caso prendiamo l'asolina del punto della maglia dall'altra parte. Ci siamo lavorati, ecco la codina, guardate qui al centro com'è compatta. Continuiamo con le maglie basse fino ad arrivare al marcapunti, dove appunto abbiamo lavorato nella prima maglia una maglia bassa e dobbiamo terminare
lavorando nella stessa maglia altre due maglie basse per fare appunto un angolo uguale all'altro, formato da tre maglie basse. Quindi ci siamo quasi, stiamo arrivando alla lavorazione iniziale. Ci lavoriamo l'ultimo punto. Ed ora qui abbiamo il primo punto lavorato. Sganciamo il marcapunti, entriamo e lavoriamo in questo punto altre due maglie basse, una e due. E ci chiudiamo qui prendendo il punto per intero nella prima maglia bassa. Abbiamo fatto così. Ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo 1 e nello stesso punto 2 maglie basse. Marchiamo la prima, così ci rendiamo conto dove chiudere il giro quando arriviamo appunto qui. Lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare nelle tre maglie nello stesso punto che abbiamo lavorato nel giro precedente, quelle dell'altro angolo dall'altra parte. Arrivati qui abbiamo 1, 2 e 3 punti, quelli là dell'angolo, quindi qui dobbiamo andare a lavorare nel primo punto 2 maglie basse. Nel punto centrale 2 maglie basse, quindi 1 e 2, nell'altro punto sempre 2 maglie basse, 1 e 2, così. Continuiamo fino ad arrivare qui. E lavorare insieme le ultime due maglie basse che ci restano prima del marcapunti. Quindi continuiamo a lavorare le nostre maglie basse. Arrivati qui alla fine, abbiamo gli ultimi due punti, 1 e 2. E ci lavoriamo 2 maglie basse per ogni punto, 1 e qui nell'ultimo una e due. Ci chiudiamo con maglia bassissima, però questa volta entriamo nella solina esterna del punto marcato. Quindi sganciamo il marcapunti. Entriamo nella solina esterna e ci chiudiamo a maglia bassissima. Da qui, da questo punto, facciamo partire una catenella e una maglia bassa sempre nella solina esterna, nello stesso punto. E questa sarà la nostra prima maglia bassa da marcare, lavorata in costa. Quindi io marco la maglia, però qui sotto, guardate, sotto la maglia, questa è la solina che si è creata, il cordoncino che si è creata per la lavorazione in costa. Proseguo nel punto successivo prendendo sempre la costina dietro, quindi entro qui e mi lavoro una maglia bassa. Nel punto successivo faccio la stessa cosa, quindi faccio un giro di maglie basse lavorate in costa dietro fino ad arrivare alla fine, quindi faccio un giro completo così. Entro
e ci rivediamo quando arriviamo appunto qui alla fine. Arrivati qua all'ultimo punto, come vedete le striscioline della lavorazione in costa, questo è il primo punto e questo è l'ultimo. Ora dobbiamo iniziare a fare il punto di lavorazione, quindi il marcapunti io lo lascerò inserito solo per una questione di vedere un po' poi alla fine dove chiudere il giro, perché la lavorazione che sto per fare è una lavorazione che prosegue a spirale, si lavora a spirale, quindi senza chiudere il giro. È il punto canestro, un punto utilizzatissimo per le borse, è veramente molto molto bello. Quindi inizieremo ora direttamente nel primo punto marcato, prendendo tutte e due le asoline e realizzando una maglia bassa, la marcheremo, però resterà il marcapunti resterà fino a quando raggiungeremo poi l'altezza desiderata e ci renderemo conto un pochino qui dove siamo arrivati. Allora, primo punto maglia bassa. Nel punto successivo, che è questo, andiamo sotto, quindi vicino alla striscia che si è formata per la lavorazione in costa, entriamo e lavoriamo, tiriamo il filo, una maglia bassa allungata. Nel punto dopo lavoriamo la maglia bassa in modo normale. Nel punto successivo entriamo qui sotto e lavoriamo la maglia bassa allungata. Nel punto seguente lavoreremo la maglia bassa normale, in quello dopo sempre presa sotto. Quindi continueremo così fino ad arrivare alla fine, lavorando una maglia bassa normale e una maglia bassa presa nella parte sotto del punto. Una normale e una, qua c'è il punto, presa al di sotto. Arrivati qui alla fine, guardate, ho fatto la maglia bassa allungata, in quella successiva farò la maglia bassa. Ora qui ho il punto marcato, che lascerò marcato, che era la maglia bassa iniziale. Quindi, senza chiudere il giro, questa è la maglia bassa, entro alla base della maglia bassa e faccio quella allungata. Quindi ora mi lavorerò la maglia bassa allungata sulla maglia bassa, qui nel punto successivo c'è la maglia bassa allungata, lavorerò quella la maglia bassa normale. Qui dove abbiamo la maglia bassa entrerò qui sotto, guardate, alla base, tirerò il filo e faccio quella allungata. Qui maglia bassa, maglia bassa allungata, tirate un pochino, fate il filo morbido, ok, e chiudete. E continuerò a lavorare alternando maglia bassa e maglia bassa allungata per tutti i giri, perché poi vi verrà di conseguenza tutta una lavorazione, quindi senza quella fastidiosa riga di inizio e chiusura giro. Questa borsetta, se poi la volete fare o più grande o più piccolina, dovete calcolare sempre un numero dispari di maglie basse. Se voi vi ricordate, abbiamo iniziato con 18 catenelle, ma abbiamo lavorato direttamente 17 maglie basse. Quindi, per farla più grande, fate 20 catenelle e ne lavorate 19. Deve essere un numero dispari di maglie basse per poter ottenere poi la lavorazione a spirale di questo punto. Quindi continuiamo così fino a raggiungere l'altezza desiderata e ci rivediamo quando l'abbiamo raggiunta.
ho lavorato la mia borsa per 11 centimetri. Ora, arrivati qui all'altezza del marcapunti, faccio la maglia bassa allungata e qui mi dovrei chiudere. Quindi cosa faccio? Taglio il filo e faccio la finta asolina di chiusura. Lo sfilo, entro con l'uncinetto qui, prendendo tutto il punto, mi porto il filo nella parte dietro, entro qui nell'asolina esterna, quindi sempre da dietro, così mi prendo il filo e lo porto all'interno. Ho creato l'asolina, ora con l'aiuto dell'ago lo farò passare fra le maglie e verrà eliminato. Dopo aver nascosto il filo, guardate, e fatto l'asolina di chiusura, possiamo mettere i marcapunti e selezionare la nostra borsetta. Quindi la giriamo, la mettiamo bella marcata e stabiliamo il punto centrale da questa parte. Mi raccomando, deve essere un punto, quindi reperiamo quello là, marchiamo quello là che c'è proprio all'estremità e un punto da quest'altra parte, quindi sempre quello centrale. Dopo aver stabilito questi due punti, possiamo inserire i marcapunti nelle parti centrali. Allora, contiamo da questo marcato, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ottavo punto mettiamo un marcapunti. Facciamo così anche da questa parte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ottavo mettiamo un marcapunti. Quelli centrali che ci rimangono sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti centrali. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nell'ottavo mettiamo il marcapunti. Qui facciamo la stessa cosa, un attimino, questo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui inseriamo l'altro, contiamo quelli centrali, levando questi due, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi i marcapunti sono stati messi correttamente, perché ci devono coincidere i laterali e quelli centrali. Ora, avendo suddiviso, questo lo possiamo anche togliere perché ci faceva solo notare la chiusura, quindi non ci serve più. Ora possiamo iniziare la lavorazione dei laterali. Iniziamo la lavorazione nella parte laterale. Quindi sganciamo il nostro marcapunti, entriamo nel punto centrale. Qui lavoreremo una catenella, nello stesso punto una maglia bassa. Tiriamo la codina, nel punto successivo lavoriamo la maglia bassa allungata. Nel frattempo ci lavoriamo la codina di inizio lavoro. Maglia bassa allungata, maglia bassa. Facciamo la lavorazione per come l'abbiamo fatta finora, fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati qui all'ultimo punto, dobbiamo lavorare l'ultima maglia bassa, sganciamo, entriamo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Ora, questa lavorazione non si fa in giri di andata e ritorno, quindi cosa facciamo? Tiriamo l'asolina. Facciamo passare, guardate, per farvelo capire meglio, facciamo passare la borsa all'interno.
tutta la borsetta così. Tiriamo il filo, sistemiamo, quindi lo facciamo, ecco, agganciare per bene nell'ultimo punto. Rimettiamo la lavorazione, facciamo passare questo filo fino ad arrivare qui dove abbiamo iniziato, però non nella maglia bassa, ma nella maglia bassa allungata dove appunto lavoreremo la maglia bassa, quindi faremo delle diminuzioni direttamente facendo questo metodo qui. Quindi prendiamo il filo e lo facciamo passare. Guardate, il filo ce lo ritroviamo sotto la lavorazione e ora ce lo lavoriamo con i nostri punti. Facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, così da avere parte iniziale e parte finale uguale. Qui nella prossima maglia lavoriamo la maglia bassa allungata. In quella successiva maglia bassa normale, prendendo anche, guardate, il filo che ci siamo portati dietro. Quindi maglia bassa allungata, prendiamo il filo sotto, lo facciamo passare e come vedete ci stiamo lavorando anche il filo che abbiamo passato. Maglia bassa, maglia bassa allungata, maglia bassa, maglia bassa allungata. E questo lo dobbiamo fare fino ad arrivare qui alla fine. Arrivati qua all'ultimo punto, facciamo il punto basso. Ora facciamo come abbiamo fatto nel giro precedente. Allarghiamo la solina, facciamo passare all'interno la borsa, così, così. Perfetto, stringiamo il filo così, ce lo portiamo dietro fino all'inizio, entriamo, qui avevamo fatto il primo punto, su questo punto qua dove dobbiamo realizzare la maglia bassa, ci tiriamo il filo all'interno, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Come vedete nel giro precedente, il filo che ora andremo a nascondere non si vedrà più. E qui dobbiamo fare sempre la stessa lavorazione. Quindi ci lavoriamo il nostro motivo come abbiamo fatto finora. E man mano diminuiamo da una parte e dall'altra, sempre riprendendo da questa parte e terminando da questa e facendo in modo ripassando il filo. Quindi facciamo quest'altra riga. E poi continueremo con le diminuzioni. Finita anche questa riga, facciamo sempre la stessa cosa. Vi voglio far vedere mettendo la borsa, piegando la borsa in modo normale. Noi stiamo lavorando questo pezzetto, guardate come si sta rialzando con le nostre diminuzioni. Quindi continuiamo a fare sempre lo stesso lavoro fino ad rialzarci ancora di più e a stringere i punti di lavorazione. Ci rivediamo quando abbiamo terminato e io vi dirò precisamente quanti giri ho fatto per arrivare appunto alla misura che mi occorre nella parte sopra, quindi quanto ho diminuito io. Ho proseguito la lavorazione
guardate da una parte e dall'altra, sono arrivata qui ad avere tre punti nella parte di sopra e ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e con questo 8 giri, quindi 8 righe di lavorazione. Quindi chiudo anche questa facendo passare sempre il filo dentro la borsa, chiudo anche questa e mi fermo. Quello che è il risultato è questo qui. Abbiamo fatto, siamo saliti, guardate, da questa parte. Ora dobbiamo fare la stessa lavorazione da quest'altra parte. Quindi qua possiamo tagliare il filo, che sistemeremo dopo, ma è agganciato. Riprendiamo la lavorazione da quest'altra parte, quindi da questo marcapunti a questo. Questo al solito lo togliamo perché non ci serve. Prendiamo la fettuccia, entriamo nel primo punto marcato, che è qui. Qui, se ci fate caso, abbiamo marcato il punto basso. Quindi la lavorazione ci potrebbe risultare diversa a confronto dell'altra, perché in questo caso si dovrebbe partire da questo punto qui e farlo direttamente allungato. Quindi i punti non possiamo cambiarli perché li stiamo facendo appunto qui. Quindi prendo il filo, faccio una maglia direttamente allungata, l'aggancio e in questo caso prendo il filo di unione, così lo lavoro, vado nell'altro punto e faccio una maglia bassa. Quindi abbiamo iniziato direttamente con la maglia allungata. Qui faccio la lavorazione in modo normale, maglia bassa con maglia bassa allungata, e dovrei terminare dall'altra parte con la maglia bassa allungata. Arrivati qui all'ultimo punto, che è quello sempre marcato, entro qui nella parte sotto e termino con la maglia bassa allungata. Sgancio il marcapunti e faccio la stessa cosa che ho fatto per il giro opposto. Faccio passare la solina del punto, faccio passare tutta la borsa, così. Ok, tiro il punto di lavorazione, così, e lo aggancio. Mi porto il filo dietro fino ad arrivare qui. Qui abbiamo la maglia bassa allungata, entro con l'uncinetto direttamente sotto, qui dove ho la maglia bassa. Mi tiro la fettuccia direttamente e faccio la maglia bassa allungata. Mi lavoro sempre il filo di lavorazione, quello che mi sono tirato dietro. Vado direttamente nel punto successivo e mi lavoro la maglia bassa e faccio la stessa cosa. Quindi al posto di iniziare con la maglia bassa, abbiamo iniziato questa volta con la maglia bassa allungata. Quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte.
cambiano solo i punti iniziale e finale, ma non è un problema perché alla fine i punti sono uguali come numero, dobbiamo rimanere sempre con 3 punti finali, quindi fare 8 giri, quindi 8 righe, e non cambiamo assolutamente la lavorazione della borsa. Quindi non so se a voi poi vi capita la stessa cosa. Io da una parte ho iniziato con la maglia bassa, dall'altra parte con la maglia bassa allungata. Vi ho fatto vedere i 2 giri di lavorazione per farvi vedere che è semplice anche l'inizio, sia con l'uno che con l'altra. Quindi ci lavoriamo quest'altra parte e ci rivediamo quando l'abbiamo terminata. Ho lavorato anche l'altra parte, guardate, prende forma la nostra borsetta. Ora qui, da dove abbiamo chiuso, i 3 punti sono questi, questo che è il punto basso allungato, 2 e 3. Ora rientriamo nel terzo punto, riprendiamo la lavorazione, facciamo una catenella e contorniamo tutta la nostra borsetta. Come facciamo? Dobbiamo entrare e fare delle maglie bassissime ed entriamo direttamente qui c'è la nocciolina, entriamo a fianco così, praticamente fra il punto ci tiriamo il filo direttamente a maglia bassissima così. Così prendiamo la solina, la tiriamo così. Questo tipo di lavoro lo dobbiamo fare per tutta la nostra borsetta e dobbiamo terminare qui dove siamo appunto partiti. Quindi qui sono i punti a scendere, qui ci uniamo alla lavorazione normale, lavoriamo qui prendendo il punto e passando il filo in modo normale. Vi voglio far vedere anche nell'altra parte, nella parte in salita. Così. Questi sono i punti normali. Dopodiché, qui ci ritroviamo questi punti. Guardate, dovete prendere questa solina del punto e passare il filo. Questa solina, guardate, qua c'è la nocciolina e qua c'è la solina. Così, un attimino. E passiamo il punto e ci rialziamo prendendo e lavorando questa solina qui, questa, e sono tutte ben visibili. Quindi continuiamo, poi andiamo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine, all'ultimo punto, questo è l'ultimo punto, questo è il punto centrale, questo è il primo che abbiamo fatto. Tagliamo il filo, sfiliamo il filo e facciamo la solina di chiusura. Quindi entriamo al centro, in questo caso, della prima solina. Guardate, ci portiamo il filo all'interno. Così entriamo al centro da questa parte del punto che abbiamo appena lavorato, ci prendiamo il filo e lo riportiamo all'interno. Guardate, abbiamo formato, questi sono 1, 2, i 3 punti dell'angolo, quindi della parte sopra. Questo con un ago lo nasconderemo fra le maglie.
Questo è il risultato della borsetta finita. Guardate la borsetta all'interno, quindi abbastanza comoda per portare cellulare, portafogli e fazzolettini, quindi piccolina ma abbastanza capiente. Potete applicare comunque un manico già confezionato, quindi un manico in legno, una catenina, potete applicare comunque una tragollina, qualsiasi tipo di manico. Noi in questo caso io ne realizzerò un manico lavorandolo direttamente alla borsetta. Oltre al manico si possono applicare a scelta anche una catenina e farlo sia una borsetta da passeggio che si tiene col manico e sia a tragollina. Quindi ora partiamo con la realizzazione del manico. Prendiamo una parte qualsiasi della parte sopra. Quindi i nostri tre punti interessati sono questi. Quindi uno. Sistemiamo un pochino, ecco, 1, 2 e 3, prendendoli per intero sempre. Quindi iniziamo la lavorazione dal primo punto dei tre. Facciamo passare il punto all'interno e facciamo una catenella. Nello stesso punto lavoriamo una maglia bassa. Nel punto successivo, quello centrale, ci portiamo dietro anche la codina così la lavoriamo, lavoriamo la seconda maglia bassa. Nell'ultimo punto lavoriamo la terza e ultima maglia bassa. Così. Ci ritroviamo con 3 maglie basse. Ora giriamo un pochino la lavorazione e dobbiamo entrare nel primo punto che abbiamo a disposizione e facciamo una maglia bassissima nella prima asolina, nella seconda asolina e facciamo una maglia bassissima nella terza asolina esterna e facciamo sempre una maglia bassissima. Andiamo a prendere anche le tre asoline che sono rimaste. Quindi andiamo qui e prendiamo questa qui che è rimasta. Facciamo sempre maglia bassissima. Questa, guardate, maglia bassissima. L'ultima solina maglia bassissima, quindi abbiamo fatto 6 maglie bassissime. Continuando, guardate, ci verrà una lavorazione in tondo perché il prossimo punto da lavorare abbiamo noi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, questo che abbiamo lavorato. Quindi entriamo qui nel punto che ci ritroviamo, facciamo direttamente la maglia bassissima. Come vedete, io non chiudo il lavoro e non mi rialzo con la catenella. Poi prendiamo sempre una solina, la solina interna della lavorazione, facciamo la maglia bassissima. Prendiamo la terza. L'unico inconveniente è che dovete man mano girare la borsa. Prendiamo la quarta. Potete eventualmente segnarvi la prima, solo per rendervi conto. E prendiamo la sesta. Così. Vi faccio vedere solo
il risultato, ecco, dall'inizio, ora stiamo andando a creare il nostro manico. Quindi qui dove siamo arrivati dobbiamo continuare a fare sempre questa lavorazione. Quindi andiamo qui nella prima che ci ritroviamo, asolina, maglia bassissima, entriamo in questa nella prossima maglia bassissima, entriamo nella prossima maglia bassissima, ne abbiamo fatte 3, 4, 5 e 6. L'ultima è questa qua, guardate, quella più in basso. Ora ricominceremo con la prima, quindi la prima la seconda, la terza, la quarta, la quarta, la quinta e la sesta, che è quella in basso. Di nuovo la prima è questa qua e continuiamo in questo modo fino a raggiungere l'altezza, quindi la lunghezza desiderata, e poterci quindi attaccare dall'altra parte. Ho lavorato il mio manico, guardate che è venuto bello, compatto e molto molto carino. Vi dico subito la lunghezza che ho fatto io, perché l'ho realizzato proprio per portarlo a mano. Quindi dalla lavorazione sono 19 centimetri. Tenete conto che ora con l'unione saranno 20-21 centimetri. Mi sono regolata un pochino ad occhio per essere infatti portata a mano. Qui, come vi ho già detto, potete inserire anche una catenella, comunque qualcosa per poterla anche indossare a tracolla oppure a spalla. Ora, terminata la lavorazione, dobbiamo fare l'unione con l'altra parte. Mettiamo in riga, guardate, la nostra lavorazione. Questo è il punto che sto facendo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo subito dopo. Quindi abbiamo i nostri 6 punti. Cosa dobbiamo fare? Inseriamo di nuovo l'uncinetto e da qui dove mi trovo devo entrare nel punto successivo. Quindi devo prendere 2 punti insieme. Quindi questi 2 e gli ultimi 2. Qui dobbiamo entrare dall'altra parte, quindi nel precisamente qui abbiamo i nostri 3 punti, 1, 2 e 3. Entriamo qui nel primo punto da questa parte e ci tiriamo il filo all'interno. Ora rientriamo nel manico prendendo asolina e asolina, quindi i prossimi 2 punti. Entriamo nel secondo punto, che ci ritroviamo sempre qui nella parte superiore. Entriamo nel secondo punto
e ce lo lavoriamo. Passiamo col filo e lo facciamo passare all'interno e facciamo una maglia bassa. Entriamo negli ultimi due, quindi prendiamo 1 e 1, 2. Entriamo nell'ultimo punto che abbiamo da quest'altra parte, facciamo passare il filo e lo facciamo passare all'interno. Così. E lo chiudiamo con maglia bassissima. Ci ritroviamo questo tipo di unione che è uguale a quella che abbiamo fatto dall'altra parte, guardate. Quindi qui come ci ritroviamo, ora dobbiamo chiudere la nostra lavorazione. Per chiuderla tagliamo il filo e in questo caso facciamo passare nella solina il filo di lavorazione, così, e stringiamo con un ago all'interno, passiamo il filo all'interno della borsetta e lo facciamo sparire fra le maglie. La stessa cosa facciamo qui con questo filo che è il filo di inizio lavoro. La nostra borsetta è terminata, abbiamo fatto il manico, sicuramente molto particolare ma molto bello, le rifiniture della borsa. Qui io inserirò in un secondo tempo, perché non ce l'ho qui a disposizione, una calamita, una chiusura a calamita, quella da però a cucire con i quattro angoli, con i quattro buchetti per cucirla all'interno. E chiuderò la mia borsetta. Potete inserire qualche accessorio, quindi qui magari appesa al manico, oppure l'etichetta o qualche piccolo accessorio qui nella parte centrale o nella parte laterale. Vi potete comunque sbizzarrire voi sul come decorare la borsetta, oppure la potete lasciare anche semplice così e farne di tanti colori. Quest'anno, in questo momento, si usano tantissimo i colori lilla, rosa, colori di questo genere. Sicuramente farete felici figlie, nipoti, figlie delle amiche e amiche, perché no? Perché regalare comunque una borsetta che è molto pratica e soprattutto veloce da realizzare. Spero che il video vi sia piaciuto, se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.